Le semifinali playoff si è definito con gara 3 tra la Pomica Salmaggiore in maglia bianco-blu e la Yamamay Busto Arsizio. Le ospiti arrivavano dalla vittoria per 3-0 di 24 ore prima sullo stesso campo delle vice campionesse del mondo a Cremona, ma nel frattempo avevano perso la palleggiatrice titolare Noemi Signorile, fermata dal torcicollo. Con Caterina Cialfi in campo, Busto accusava un rodaggio faticoso e Casalmaggiore volava subito verso la conquista del primo set. Nel secondo il coach di Busto, Mencarelli, doveva rinunciare anche a Diouf e si trovava costretto a dare fondo a tutto ciò che gli restava in panchina, considerato anche lo stop di Pisani e le condizioni non perfette di Martinez. La greca Vasil Antonaki andava a fare l'opposto, con Martinez dentro dall'inizio ma in chiaro deficit di condizioni. Le ragazze meno utilizzate da Mencarelli rispondevano comunque bene e arrivavano a conquistare un set ball non sfruttato. Casalmaggiore, a sua volta priva dell'alzatrice titolare Lloyd, riusciva a chiudere i vantaggi anche il secondo set e nel terzo controllava il ritorno delle biancorosse. 3-0 e Casalmaggiore in semifinale. Le due sfide che inizieranno la prossima settimana si preannunciano molto equilibrate. Casalmaggiore in gara 1 andrà a far visita a Novara, che ha eliminato Scandicci martedì, mentre l'altra semifinale metterà di fronte Modena, brava a vincere due volte in 24 ore a Bergamo, e le campionesse uscenti di Conegliano. Prima sfida mercoledì sera, tutto in diretta su Rai Sport.